Sono Marco Becchini, sono il presidente della cooperativa agricola sociale Calafata di Lucca. Siamo nati una decina di anni fa e con due obiettivi principali. Uno, la tutela e la rivalutazione dell'ambiente della nostra zona in cui operiamo, a Lucca e nella Versilia, e intervenire nella comunità in cui operiamo. Quindi una forte impronta sociale. Il nostro è un progetto nato dalla Caritas diocesana che si rivolge a persone che, finito un periodo difficile della vita, provano a ritrovare la propria indipendenza attraverso il lavoro in agricoltura che fanno da noi. Produciamo con metodo biologico e biodinamico ortaggi, vino, miele, olio. Facciamo tante lavorazioni anche in altre aziende proprio per riuscire a garantire alle persone che lavorano con noi il maggior impiego possibile nell'anno. L'agricoltura è molto stagionale, quindi fin da subito, quando siamo partiti, che eravamo molto più piccoli che adesso, abbiamo percepito la difficoltà di garantire a tutti nell'anno, causa la stagionalità, il lavoro continuativo. Quindi nel tempo abbiamo sviluppato diversi settori che nell'anno hanno un impiego differente, in modo da riuscire a coprire il più possibile per i lavoratori il più possibile il lavoro nell'anno. Siamo molto attenti alle politiche del cibo, soprattutto per quanto riguarda la lotta allo spreco alimentare. 3 anni fa abbiamo aperto il nostro laboratorio di trasformazione con il quale riusciamo sia a lavorare contro terzi sia a evitare che tanti degli ortaggi che purtroppo non vengono venduti o magari subiscono gli effetti dannosi del cambiamento climatico perché vanno a maturazione in maniera improvvisa, riusciamo con il laboratorio a trasformarli in zuppe, contorni o quant'altro, a seconda appunto dei periodi di stagione e in modo da non essere sprecati. È anche un valore aggiunto, è un modo per dare un valore aggiunto a questi ortaggi di qualità e in modo che una volta preparato nel barattolo ci dà il tempo di essere venduto. In questo modo riusciamo anche a dare anche un altro valore aggiunto che è quello della cucina tradizionale, perché soprattutto gli ortaggi che vengono trasformati diventano zuppe del territorio, marmellate o comunque preparazioni che ci vengono dalla tradizione. Ecco, questo è un po' l'impegno nostro, quindi sia verso il sociale, ovvero dando la possibilità a queste persone che ci vengono inviate dai servizi sociali sia dell'ASL che dei comuni del territorio e poi diciamo all'ambiente portando avanti tutte queste attività.